la ricca, la grassa, andiamo a Bologna per questa tappa della nostra gita con le guide alle città d'arte. Con me Marco Carminati, curatore delle introduzioni alle guide. Bologna è sicuramente una città che è nota per le sue ricchezze culturali, ma anche la sua tradizione alimentare, quindi è bene spendere anche qualche giorno in più nel capoluogo emiliano. Ed è una città che ha una lunga storia e se dobbiamo andare a cercare un itinerario un po' alternativo per andare a identificare un tema, ecco, di Bologna. Ah, guarda, il tema te lo dà la città stessa. L'aspetto che ha Bologna, così a colpo d'occhio, è quello di una città medievale. Le case torri così alte, le famose torri degli Asinelli e della Garisenda, sono l'emblema di quella che era la caratteristica delle città tra 200 e 300 in Italia. Molte erano così, ma nessuna ha mantenuto questo aspetto, almeno in due o tre monumenti così evidenti. Perché Bologna era così importante nel Medioevo? Beh, intanto perché era la sede di un'università antichissima, tuttora funzionante. Era la seconda città dello Stato Pontificio. Lo è stata per moltissimi secoli. Forse l'anticlericalismo, diciamo così, un po' diffuso in questa città è legato a questa lunga tradizione. Ancora oggi è possibile immergersi in interi quartieri medievali. Pensate che questa città fu candidata per diventare la sede del Papa. Questo accade in un periodo storico particolare, intorno al 1220. Il Papa era allora ad Avignone, praticamente prigioniero. Allora manda un suo nipote, che si chiamava Bertrando dal Poggetto, a vedere se era possibile trasferire la corte da Avignone a Bologna. A Roma era impossibile per ragioni di lotte intestine con le famiglie. E questo signore arriva e con, diciamo così, le credenziali del Papa e con un sacco di soldi mette in piedi praticamente la corte, cioè prepara al Papa la corte, fa costruire il palazzo papale, lo fa decorare nei minimi dettagli, non da pittori qualsiasi, ma addirittura da Giotto, che a quel momento è molto vecchio e che è costretto da Firenze a prendere cavallo e tornare a Bologna con questa cavalcata, attraversare l'Appennino, e nel palazzo del Papa decorerà la cappella con degli affreschi meravigliosi. Guardate che gran parte della scuola bolognese del 300, pittorica bolognese del 300, è legata a questa presenza diretta di Giotto. Ora, questo signore però fece un errore fondamentale. Chiamò dalla Francia gli amministratori, i contabili, cioè esauterò completamente il comune di Bologna dal potere. E questo Bolognesi molto meno i contenti di bolognesi questo. molto meno contenti, a un certo punto si ribellarono, e si ribellarono nel modo più colorito che si può immaginare, cioè misero a ferro e fuoco il palatium, come lo chiamavano loro, buttando non particolari proiettili ma dello sterco, ma per giorni interi, finché lo sterco finì nelle cisterne. Questo è un guaio terribile per il Medioevo: quando lo sterco finiva nella cisterna, l'acqua diventava non più potabile. Quindi riescono a cacciar via il legato pontificio. Tra gli insulti più coloriti, raccontano le fonti, lo lasciano scappare, non uccidono nessuno. Il legato e la sua corte può andarsene. Se la prendono con quelli della lingua d'oca, cioè i francesi che erano rimasti lì, distruggono tutto. Il palazzo è stato raso al suolo. Oggi c'è una porta della città vicino alla stazione. Di tutta questa meraviglia è rimasto un solo quadro, quello che Giotto aveva messo sull'altar maggiore, il Polittico. Opus Iocti Fiorentini, è firmato ancora, e questo oggetto, che è sopravvissuto a questa terribile vicenda, si trova oggi nella Pinacoteca Nazionale di Bologna ed è la prova e il ricordo di questo momento di gloria, che però è andato a finire, non dico in cosa perché non si può dire. E quindi fonte anche probabilmente della tradizione laica di questa città. Subito dopo di noi una scheda che racconta la storia di Bologna e dopo il nostro pezzo forte, quello dell'audioguida che vi accompagnerà museo per museo, monumento per monumento, piazza per piazza, per raccontarvi proprio la tradizione culturale e artistica di Bologna, proprio come se aveste una guida in carne e ossa al vostro fianco. Buona Bologna a tutti!